Ciao a tutti, mi chiamo Neva Sibilla e vorrei raccontarvi la mia storia di malasanità. Nel 2010 sono stata operata per un intervento di protesi al ginocchio destro. Dopo un mese però le cose non andavano bene, hanno dovuto fare una protesi alla rotula, sempre dello stesso ginocchio. A distanza di un anno la situazione non è migliorata, tanto è vero che la mia protesi mi dava dei problemi di meccanici, diciamo, era instabile. A un anno di distanza mi sono rivolta a un grande luminare di Parma, Paolo Adravanti, faccio il nome, dopo vi spiego perché, e praticamente ha detto chiaramente che la protesi era sbiellata e doveva essere sostituita. Faccio l'intervento, vengo dimessa, a distanza di mesi continuo ad avere dolori. Faccio avanti e indietro dalle Marche a Parma, la Marche a Parma per vedere il liquido sinoviale se c'era un'infezione, nulla. Un giorno il dottore per caso disse: ma io ho fatto un intervento bellissimo, sono sicuro di quello che ho fatto. Dice: non sei allergica a niente. E io faccio: come non sono allergica a niente, dottore? E lui: ma perché, di cosa sei allergica? Io sono allergica al nickel. Il finimondo è successo, il finimondo. La faccio breve: praticamente su 9 pagine della mia cartella clinica nessuno si è accorto della mia allergia al nickel, tanto è vero che la prima protesi era una protesi anallergica. È naturale che vado in causa, è naturale perché io sono costretta a camminare con delle stampelle da quel dì. Delle volte vado sulla carrozzina perché si infiamma talmente tanto che i dolori sono tremendi. Andiamo in... scusatemi se mi interrompo, ma un attimo di... Andiamo alla visita del CTU nominato dal Tribunale di Parma. Il CTU mi fa una visita blando a cui è presente, scusate questo Adravanti. Alla fine della visita il mio medico legale mi fa: ma tu sei sicura che avevi fatto scrivere sulle pagine la tua allergia? E dico: ma che io che sono stupida? E poi sempre il mio medico legale faccio: ma scusi, ma lei da che parte è stata, la mia o dalla loro? Andiamo via da Bologna, vedo Adravanti con la sua bella Maserati e la povera Neva con le stampelle, punto. A distanza di tempo arriva finalmente il referto del CTU, il quale non poteva negare l'evidenza dello sbaglio, perché non lo poteva negare. Mi dovevi mettere una protesi anallergica, me ne è messa una con elementi al nickel di cui sono altamente allergica. A quel punto dico ho vinto la causa. E il mio avvocato: no, cara Neva, perché gli hanno dato solo 5 punti rispetto ai 40 punti che avevamo richiesto. 5 punti significa un colpo di frusta, un'unghia incarnita. Praticamente mi hanno fatto contenta e coglionata. Il referto del CTU naturalmente va in mano al giudice, che deve decidere qual è la verità. Il giudice di Parma, che è una donna, ha emesso la sentenza il 16 dicembre. Dovevano passare 3 mesi e far sapere qualcosa, tutto tace. Tutto tace. Si è capito alla grande che dietro c'era il marcio. Perché? Perché questo grande luminare che mi ha operato ha una potenza talmente grossa che lui può far di tutto. Io voglio specificare una cosa. Il dottor Adravanti è un dottore eccezionale. L'ho consigliato anche a una mia amica che si è operata e si è trovata benissimo. Io non parlo che lui è una persona... Però qualcuno ha sbagliato, qualcuno non ha visto la mia allergia, qualcuno o tanti,
dell'equipe non hanno letto le cartelle cliniche praticamente. Perché io, se dovessi rioperarmi o mandare qualcuno, io direi andate da Travanti, perché per me è un grande. Ma nel mio caso è tutto adesso viene messo a tacere e la cosa non mi sta bene. Se potete aiutarmi, se potete farmi sapere, perché a me è successo che durante una visita che andai da lui, che un intervento è stato bloccato, era a dicembre, il 5 dicembre del 2012, di una signora che mentre l'avevano già anestetizzata, viene su l'anestesista tutto preso, avanti, la signora allergica al nickel, e io dal corridoio avevo ascoltato tutto. Quindi ci sono stati altri precedenti o cose. Io vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza mia. E se potete divulgate il video in modo che tutti sappiano com'è la giustizia italiana. Ah, ecco, queste sono da anni le mie, io le chiamo le mie zampette, perché io senza queste non posso più camminare. Vi saluto a tutti, vi ringrazio, scusatemi se sono impappinata qualche volta. Un saluto da tutti, Neva.